Intanto ringrazio il Centro Servizi Culturali Macomer perché mi ha invitato a consigliarvi un libro. E il libro è Nel mare non ci sono i coccodrilli di Fabio Ojeda. Questo libro racconta la storia vera di un bambino afghano. Viene abbandonato all'età di 10 anni dalla madre. Suo padre verrà ucciso da un gruppo di banditi. Lui è un autista, un trasportatore di merci per conto dei talebani. E i talebani, vedendosi privati della loro merce perché rubata dai banditi, chiederanno un risarcimento danni a questa donna. Lei non potrà risarcire e loro in cambio chiedono di portarle via i figli per poterli mettere al loro servizio. E allora la donna decide di fare un gesto estremo, decide di salvare questo figlio di 10 anni, portandolo fuori dall'Afghanistan, per poi abbandonarlo per un lungo viaggio, e lui viaggerà attraverso l'Iran, la Turchia, la Grecia, arriverà sino in Italia. La madre, prima di compiere questo gesto estremo, però, insomma, si fa fare tre promesse da questo figlio. Gli chiederà di non usare mai le droghe, di non rubare e di non usare mai le armi. Il bimbo ovviamente è fortemente deluso l'indomani quando si rende conto di aver promesso questo alla madre, poi però lei lo ha abbandonato. Inoltre però la madre gli chiede anche di avere sempre dei sogni e dei desideri. I nostri desideri ci fanno trovare la forza di rialzarci e se un desiderio, qualunque sia, lo si tiene in alto a una spanna dalla fronte, allora di vivere varrà sempre la pena. Io vi consiglio fortemente questo libro, percorrerete anche voi un viaggio avventuroso con gli occhi di un bambino di 10 anni e capirete che nel mare non ci sono i coccodrilli. Buon viaggio e buona lettura!